Allora, beh, bentrovate, bentrovati per questo quarto e ultimo appuntamento sul percorso di relazioni e competenze inserito nel progetto Agevoli. Prima di cominciare, vorrei solo segnalarvi un appuntamento che si terrà domani sera in diretta Facebook sulla pagina Facebook di Volto, un appuntamento con noi. Teniamo abbastanza, anzi assolutamente molto, che è l'incontro con il segretario generale della Fondazione Cassa del Premio di Torino, Massimo Lapucci. Lo vedete segnalato lì, dalle 6:30 per tre quarti d'ora si confronterà con un giornalista e con il nostro presidente Gerardo Gatto. Molto importante perché, per due motivi. Uno, perché come ben sapete le fondazioni sono la maggiore fonte di sostegno finanziario dei centri di servizio e poi perché essendo la CRT una fondazione che ha sede a Torino è a sua volta uno dei maggiori sostenitori delle associazioni, dell'attività delle associazioni del nostro territorio. Molto importante essere presenti perché il segretario generale presenterà le linee anche di finanziamento per quest'anno rispetto al loro piano di attività. Per partecipare è molto semplice, basta andare sulla nostra pagina Facebook e lì sarà presente la diretta Facebook. Ciò detto e ciò ricordato, possiamo partire con l'ultimo incontro. Come abbiamo annunciato sia all'inizio che la volta scorsa, abbiamo con noi Niccolò Triacca, che è un po' l'ufficiale di collegamento dei centri di servizi italiani in Europa. Lui lavora a Bruxelles, è stato per anni, lo è ancora in parte, collaboratore di Volto, il centro di servizio di Torino. E con lui approfondiremo gli aspetti, diciamo, legati al discorso della validazione delle competenze in ambito di volontariato a livello europeo. In questa settimana abbiamo fatto anche un ragionamento su come continuare in via sperimentale questo percorso che abbiamo fatto in questo mese, che poi Clarissa, Paolo e Emanuela vi racconteranno. Io passo la parola a Clarissa che gestirà l'incontro. A te. Buonasera a tutti. Allora, siamo arrivati finalmente, non lo so, ma siamo arrivati all'ultima lezione sulla validazione delle competenze. Oggi, appunto, come ci ha già anticipato Sandro, ci sarà con noi Nicolò che ci parlerà del panorama Ci parlerà del panorama europeo rispetto al tema della validazione delle competenze. Io vi condivido adesso lo schermo per parlarvi un po' delle ultime fasi del percorso di validazione delle competenze, che sono quelle che non abbiamo ancora affrontato negli scorsi incontri, che sono, come avevamo già, ecco qua, come avevamo visto le scorse volte, la fase di validazione, la fase che nel modello Leverup era un po' chiamata la fase del guardare oltre. Le descriveremo molto brevemente, molto sinteticamente, per poi lasciare più spazio magari appunto al tema delle competenze in Europa e a eventuali domande o approfondimenti. Allora, per quanto riguarda la validazione è la fase in cui il volontario che ha intrapreso il percorso di validazione delle competenze va a portare il materiale. Mi sentite bene? Sì, c'è qualcuno che ha, secondo me, il microfono acceso, ma non riesco a individuare chi. Vi chiederei solo di chiudere tutti i microfoni perché c'è un ritorno, di controllare se avete il microfono acceso e di spegnerlo. Grazie. Adesso dovremmo essere a posto. Vai pure avanti, Ok, Clarissa.
Scusate, ma perché sentivo un rumore e non capivo se ero io oppure c'era qualche altro problema. Ok, come vi dicevo, la fase di validazione è la fase in cui il volontario che ha intrapreso un percorso di validazione delle competenze ha preparato una serie di materiali, ha raccolto una serie di evidenze, come abbiamo visto nello scorso incontro, ha presentato proprio il suo portfolio e lo presenta finalmente a un assessore esterno che non fa parte dell'organizzazione di volontariato, una figura appunto che non conosce il volontario, che però si occupa di andare a validare o meno le competenze che il volontario sostiene di aver acquisito durante il suo percorso. L'assessor nella sua fase di valutazione prende in considerazione soprattutto tre aspetti: il contesto nel quale il volontario ha acquisito le competenze, che viene descritto, come abbiamo visto appunto negli incontri precedenti, sia dal volontario stesso, ma anche dal tutor che l'ha accompagnato nel percorso. Prende poi in considerazione le attività che il volontario ha svolto, che gli hanno permesso di andare ad acquisire determinate competenze, e prende in considerazione il grado di autonomia con quale queste attività sono state svolte. Sulla base di questi tre criteri fa delle valutazioni sulla base anche delle evidenze che gli sono state fornite e va a decidere se validare o meno la competenza. In questa fase l'assessor può anche chiedere delle integrazioni dei materiali, può chiedere eventuali colloqui col volontario proprio per andare a definire se ci sono delle cose non chiare o non ben dettagliate e arrivare poi alla validazione. Quindi questa è la fase, diciamo, in cui i volontari non sono direttamente coinvolti se non appunto per eventuali integrazioni, eventuali colloqui che può richiedere l'assessor. Se no, è una fase in cui appunto il volontario, diciamo, aspetta un po' l'esito della valutazione. Altra fase successiva invece è la fase che viene definita un po', secondo il modello Levrap, la definita fase del guardare oltre. Guardare oltre cosa significa? Il percorso di validazione è finalmente concluso, il volontario si spera ha ricevuto la validazione della competenza o delle competenze che ha acquisito durante il suo percorso e cosa succede quindi? Cioè, quali sono gli sbocchi futuri di questo percorso? Cosa ha portato questo percorso? Abbiamo un po' già detto tutti i vantaggi che può comportare intraprendere un percorso di validazione delle competenze. Quindi oggi volevo fare un piccolo riassunto dicendo che i vantaggi a cui può portare prendere parte ad un percorso di validazione sono sostanzialmente due, che sono da una parte ottenere una validazione concreta, una validazione formale delle competenze che sono state acquisite, ma il vantaggio che abbiamo visto essere il vantaggio poi più grande per i volontari è l'acquisizione di consapevolezza circa le competenze che si possiedono, perché come abbiamo visto anche nell'incontro, il secondo incontro in cui Manuela ci ha parlato di tutte le ripercussioni che ha l'acquisizione di consapevolezza in una persona, acquisire consapevolezza significa aumentare la propria autostima, significa aumentare il proprio senso di autoefficacia, significa aumentare il locus of control interno, cioè essere consapevoli di essere noi stessi ad agire e a determinare quelle che sono le nostre opportunità. Quindi, da una parte abbiamo un vantaggio che possiamo definire formale, da una parte un vantaggio magari più personale, che però porta a far sì che quello che noi sappiamo si possa e quello che noi, di cui noi siamo consapevoli si possa trasformare concretamente in opportunità. Sapere di saper fare, sapere di possedere delle competenze può far sì che noi siamo in grado poi di spendere queste competenze in vari contesti, di utilizzarle in ambiti diversi rispetto a quelli in cui le abbiamo acquisite. E questo abbiamo visto essere essere di grande importanza per coloro che iniziano un percorso di validazione delle competenze. A mio avviso è il vantaggio più grande che si può ottenere dall'intero percorso.
Non mi voglio dilungare troppo su questa parte, abbiamo deciso di fare solo un piccolo, piccolo focus su come le competenze che si sono acquisite nel mondo del volontariato possono poi essere trasposte e utilizzate anche in altri ambienti, come ad esempio l'ambiente lavorativo. Ci tenevo a fare questo piccolo focus perché secondo me, soprattutto per i giovani, questa può essere una tematica molto importante, perché i giovani si affacciano adesso a un mercato del lavoro molto precario, molto incerto, e quindi il fatto di sapere che le competenze trasversali che si sono acquisite in un ambiente di volontariato poi possono essere utilizzate anche in ambito lavorativo è secondo me importante. È ormai risaputo che le competenze trasversali sono ben viste in ambienti lavorativi. Abbiamo infatti delle ricerche recentissime che ci dimostrano questo. Non so se vi ricordate, ma negli scorsi incontri tutte le definizioni, le ricerche avevano dei riferimenti teorici molto datati nel tempo, mentre qua potete vedere che le ricerche sono attualissime, dal 2018 al 2021. Quindi proprio negli ultimi anni l'importanza delle tra competenze trasversali nel mondo del lavoro si è sempre di più affermata. Le ricerche cosa ci dicono? Ci dicono che il successo nel lavoro è causato al 75% dalla padronanza delle competenze trasversali rispetto alle competenze tecniche. Ci dicono che nonostante il lavoro, soprattutto nell'ultimo anno, sia diventato un lavoro a distanza per lo più, questo non ha oscurato l'importanza delle competenze trasversali, ma anzi ha fatto sì che queste assumessero ancora maggior rilievo. Inoltre, ci dicono sempre le ricerche che il mondo dei recruiter, il mondo delle risorse umane, da sempre sostiene che le competenze trasversali acquisiranno sempre maggiore importanza nei prossimi anni e negli anni a venire. Una particolare ricerca interessante è stata una ricerca che abbiamo trovato io con l'aiuto di Manuela, che mi ha aiutato nell'analisi della letteratura, che ha preso in esame un certo campione di ragazzi dai 18 ai 30 anni e ha visto che quelli che inserivano le soft skills nel curriculum avevano più possibilità di essere assunti, ma l'elemento più importante non era tanto che questi ragazzi inserissero le competenze nel curriculum, quanto che fossero in grado di dimostrare di possedere quelle soft skills. In che modo? Tramite il racconto di esperienza, tramite delle testimonianze di datori di lavoro, di colleghi, oppure con degli attestati, che sono proprio, se vi ricordate, le evidenze che si vanno a ricercare nel percorso di validazione delle competenze. Quando si va nel percorso di validazione delle competenze, si ricercano quelle evidenze che sostengono, che provano che io so effettivamente utilizzare, che ho sviluppato, che possiedo quella determinata competenza. E questo vediamo che è proprio essere utile poi anche in un ambiente diverso, come in questo caso l'ambiente lavorativo. Ovviamente questo focus è stato fatto specificatamente per il mondo del lavoro, ma non dimentichiamoci che il fatto di essere consapevoli delle competenze che si possiedono fa sì che noi le possiamo applicare anche in contesti ancora diversi, come per esempio il contesto familiare, il contesto relazionale. Anche per oggi, visto che era l'ultimo incontro, non volevo farvi mancare la parte di domande, quindi ormai sapete già come funziona, potete scansionare il QR code oppure prendere il link che c'è in chat per rispondere alle domande che vi farò, ma sono solo due domande quest'oggi, siamo stati rapidi. Vedo che vi state connettendo, siete 9. Ok, vi lascio solo qualche minuto. Vedo che stanno salendo il numero di chi si sta connettendo. Adesso vi metteremo anche il link in chat.
Non so quanti siamo, quindi non so. Sì, adesso vedo che siamo già 16 connessi, 17 connessi, ok. Ok, dai. Allora vado con la prima domanda. Visto che abbiamo fatto questo piccolo excursus un po' sulle competenze e il mondo del lavoro, quello che vi volevo chiedere è, voi attualmente nel vostro curriculum avete inserito delle competenze trasversali come quelle che abbiamo visto, empatia, lavoro di gruppo, leadership? Ok, sì, perché penso di possederle. Benissimo. Ok, tutti bravissimi. Ok. No. Dipende dal lavoro, per molti non è, cioè, hanno molta meno importanza, quindi sono molto più laterali. In che senso? Nel senso che ci sono dei curriculum che, essendo molto più tecnici, magari ci sono, ma hanno un'importanza molto minore rispetto ad altri lavori in cui effettivamente sono molto più centrali. Beh, sicuramente questo è vero, cioè a seconda del tipo di lavoro si guarderanno anche magari maggiormente delle competenze tecniche, però come abbiamo visto nelle ricerche di prima, le competenze trasversali hanno sempre un grande impatto su chi seleziona i lavoratori, quindi non trascuriamone l'importanza. E chi ha messo no, non mi serve più, ricordiamoci che abbiamo parlato di apprendimento durante tutto il ciclo di vita, durante tutto il corso della vita, quindi anche se non vi serve più potete riflettere su quelle che sarebbe bello inserire nel vostro curriculum. Ok, beh, allora visto che tutti le avete inserite, la seconda domanda sarà più scontata, perché vi volevo chiedere se in seguito a questo piccolo corso le avreste poi inserite per chi non ce le aveva, ma vedo che le avete già inserite tutti, quindi benissimo. Salvatore, sono contenta di leggere che le avevi inserite, anche se perfetto. Sì, ma vorrei capire quale inserire. Ok, ecco, i percorsi di validazione delle competenze possono servire anche a questo, a capire quali competenze si possiedono, quindi non andare a inserire solo competenze trasversali a caso nel curriculum, ma andare a capire quali è opportuno inserire, quali effettivamente si possiedono. Un po' come quando nel curriculum si inserisce che si sa usare perfettamente il pacchetto Office e poi in realtà non è così. Quindi andare a capire su quali effettivamente è giusto puntare. Questo può essere anche uno dei vantaggi di svolgere un percorso di validazione delle competenze. Ok. Bene. Io oggi ho fatto proprio una parte conclusiva molto rapida e adesso lascerò la parola a Nicolò, che vi parlerà un po' delle competenze in Europa e di questa tematica. Grazie Clarissa, vabbè, buonasera a tutte e a tutti. Io prenderò veramente poco tempo e cercherò di di passarvi delle informazioni, ma più che altro vorrei che fosse un dialogo. Quindi che questo mio intervento, per quello che sono le mie competenze, le mie esperienze, possa essere utile al percorso che voi avete fatto. Quindi non esitate a farmi domande, a interrompermi e a cercare di capire appunto cosa può esservi utile e cosa può connettersi a quello che è stato detto fino adesso
perché beh, appunto beh, poi conosco bene Clarissa e tutto il team che vi ha seguiti, quindi sono sicuro che la maggior parte delle informazioni essenziali siano già state acquisite, e mi hanno detto appunto che c'è anche stato un grande entusiasmo, quindi appunto arriviamo alla fine di un percorso, quindi che penso abbia messo in luce quello che è il punto fondamentale, appunto, che è anche stato visto da questo sondaggio. Le competenze trasversali sono la chiave, no? Di quello che sono importanti per il lavoro e per un lavoro di qualità, e che come lavoro intendo anche il volontariato. Prima mi ha stupito Clarissa con queste ricerche recentissime che dimostrano appunto la necessità, il bisogno da parte del mercato del lavoro di queste competenze. E quindi pensavo anche che queste ricerche sono molto recenti. La domanda di risposte è più antica, nel senso che sono già anni che si parla del bisogno di una risposta, del bisogno di dare strumenti, del bisogno di omologare, di trovare degli standard, di metterci d'accordo e di riuscire ad arrivare a un linguaggio comune che vada bene, non solo in tutta Europa, non solo in tutta Italia, ma in tutte le regioni d'Italia. Perché quando parliamo di competenze ci muoviamo tra diversi mondi. Quindi noi abbiamo deciso che il nostro tema di questo corso, comunque l'ambito più vicino a quello che è il volontariato, sono le competenze trasversali, che appunto però fanno parte del grande mondo delle competenze. Voi avrete visto appunto che ci sono anche le competenze tecniche specifiche, ci sono le competenze di base, quelle che sono considerate le competenze di base o competenze chiave di cittadinanza e dell'apprendimento permanente. Ci sono le competenze tecniche, messe insieme le competenze trasversali, danno le qualifiche. Le qualifiche appunto rimandano a tutto il tema della formazione professionale e così via. Quindi capite che ci muoviamo in un contesto che è interessato da diversi attori. Quindi abbiamo la formazione professionale che si occupa di competenze professionali, abbiamo la scuola che si occupa delle competenze, sia le competenze tecniche, quelle appunto che si sviluppano attraverso il percorso di studi, ma anche quelle di cittadinanza, le competenze civiche, la crescita del soggetto come individuo, no? Abbiamo tutto il settore non formale, no? Quindi il volontariato, l'attività appunto di partecipazione civica e sociale. Quindi questo sistema così complesso, questo sistema multiattoriale si esplica in una complessità che anche a livello appunto legislativo, anche a livello di regolazione, è ben chiara. Vorrei partire, se vediamo la prossima slide, io ho cercato di fare una semplificazione al massimo. La prima cosa, mi riferirei al codice del terzo settore, per dirvi che appunto prima abbiamo parlato di scuola, quindi pensiamo al MIUR, abbiamo appena parlato di educazione professionale, quindi pensiamo alla regione che ha questa competenza, ma anche appunto ad ANPAL, che è l'ente che si occupa appunto di sviluppare le politiche attive del lavoro, pensiamo al Ministero del Lavoro, delle politiche sociali e così via. Nel codice del terzo settore ci sono due articoli nello specifico che rimandano questo tema della validazione delle competenze ai centri servizio per il volontariato. Allora, uno in particolare, vi leggo brevemente cosa dice l'articolo 19, perché è molto interessante. Nell'articolo 19, che titola Promozione della cultura del volontariato, al comma 2 si dice: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Semplificazione della Pubblica Amministrazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e già qua rendete conto della complessità che sta dietro a questo insieme di soggetti, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
Questo è stato scritto dalla riforma e non è stato ancora fatto. Questo fa parte di quei decreti che stiamo aspettando. Quindi già sappiamo che questi soggetti stanno lavorando, lavoreranno o produrranno un decreto che stabilirà, appunto, regolerà il settore dei percorsi di validazione del volontariato. Su questo, appunto, ci staremo anche noi, quando dico noi intendo la rete dei CSV e CSVNet che li rappresenta, però è ancora qualcosa a venire. Poi l'articolo 3, il comma 3, dice: ai fini del conseguimento dei titoli di studio, le università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del terzo settore, rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. E questo è un altro passaggio politicamente molto importante, perché viene riconosciuto il valore anche di crescita, di apprendimento dell'esperienza, appunto, svolta negli enti del terzo settore. Quindi abbiamo questi due elementi nell'articolo 19, e all'articolo 63 invece, dove si parlano delle funzioni e compiti dei centri di servizio per il volontariato, tra i servizi riconducibili all'attività dei centri di servizio per il volontariato, al comma C si parla di servizi di consulenza, bla bla bla, e poi si parla di nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi. Quindi, allora, questo per rendere un po' la situazione italiana. Abbiamo un insieme molto complesso di soggetti che sta lavorando a un tema che interseca diversi settori, quello dell'educazione, quello dell'istruzione, quello della formazione professionale, quello delle politiche attive del lavoro, ma anche il volontariato. E appunto anche il codice del terzo settore dice come questo tema interessi il volontariato, quindi gli enti del terzo settore, e come i centri di servizio del volontariato abbiano tra le loro funzioni quella di lavorare per il riconoscimento e la valorizzazione di queste delle competenze. Adesso torno. Allora, un altro elemento chiave di tutto questo discorso, che per chi mai, o forse molti di voi già lo conoscono, non lo so, è il decreto 13 del 2013, che però regola tutto il sistema delle qualifiche, del riconoscimento delle qualifiche professionali, dell'atlante delle qualifiche, che adesso è stato messo lo stesso su tutta Italia, ma o in via di omologazione per tutto il paese, ma un tempo era diverso regione per regione. E questo è un decreto, appunto, che ritorna spesso per chi si occupa, appunto, di questo tema della validazione delle competenze. A livello europeo, invece, abbiamo un documento, no, che guida un po' tutti i progetti e tutte le iniziative che riguardano la convalida, come la chiamano qui, dell'apprendimento non formale e informale. E sono le linee guida europee per la convalida dell'apprendimento non formale e informale. Questo doveva essere un link, adesso se volete posso... Però andrei brevemente su questa cosa, vi manderemo poi il documento. È un documento anche in italiano di un'ottantina di pagine che racconta tutti i passaggi e tutti i criteri di qualità che deve avere un sistema di validazione delle competenze, con anche dei consigli pratici, operativi, su come, appunto, gestire questo processo. Se lo andate a leggere e se conoscete il progetto Level Up e quello che è stato presentato in questi giorni, vedrete che quello che è stato fatto nel progetto Level Up, quello che stiamo andando a fare, tutto quello che è stato detto negli incontri precedenti per quanto riguarda, appunto, i criteri di qualità, il ruolo degli assessor, i rapporti con i vari stakeholder, è già compreso in queste linee guida. Quindi quello che abbiamo presentato fino adesso è coerente con quelle che sono linee guida europee per la convalida dell'apprendimento non formale e informale. L'ente della Commissione dell'Unione Europea che si occupa di questo è il CEDEFOP, che appunto segue questo processo.
Detto questo, in maniera molto, molto sommaria, però volevo mostrarvi appunto come da un lato a livello italiano siamo nel nostro e la questione è molto politica nel senso appunto vero del termine, perché appunto si tratta di far vedere come il volontariato sia un settore d'apprendimento, come il volontariato e l'attività appunto all'interno degli ETS sia importante per la crescita e anche nel nostro specifico caso per, appunto mi riferisco al progetto in cui ho inserito questo percorso, per supportare persone fragili, no? Per potenziare e accompagnare persone fragili in un percorso di resilienza, anche questo è un termine che torna spesso. A livello europeo, appunto, abbiamo queste linee guida. Cosa è successo? È successo che l'Unione Europea da tempo, nell'ultimo settennato, ha promosso lo sviluppo di strumenti, di pratiche, di ricerche su questo tema, definendolo una priorità. Quando dicevo che non mi stupiva vedere che da un lato abbiamo una domanda di studi una domanda recente, no? Con studi che continuano a dire, studi che vengono dal Profit, LinkedIn, ho visto McDonald's, comunque c'era tutta una serie di soggetti Profit che dicono: noi abbiamo bisogno di competenze trasversali e abbiamo bisogno che voi ci dimostriate di avere queste competenze. La domanda dell'Unione Europea si risale ad anni fa, quindi è più o meno tutto questo settennato che sono stati finanziati progetti europei con pratiche, con strumenti di ogni tipo, su ogni livello, per i giovani, per chi è uscito dal mercato del lavoro, per persone soggetti svantaggiati e così via, ma non c'è ancora una risposta unica, se non appunto queste linee guida. Non c'è ancora una uniformità su quelle che sono le competenze trasversali, cioè come nominarle, non c'è un catalogo di quelle che sono queste competenze trasversali. Abbiamo un elenco di competenze chiave per l'apprendimento permanente, una raccomandazione dell'Unione Europea del 2018, ma non abbiamo una lista di quali sono le competenze trasversali. Una domanda che si potrebbe fare: ha senso avere una lista chiusa? Ha senso che qualcuno dica quali sono le competenze trasversali? È un qualcosa di così fluido che forse non è necessariamente utile chiuderlo, ma lasciamolo aperto a quelle che ogni ente, ogni settore sceglie come fondamentali. Questa è una domanda ancora aperta. Però quello che è successo è che negli ultimi anni si sono create un sacco di progetti, un sacco di iniziative, un sacco di strumenti, soprattutto all'interno di quel grande contenitore che è il programma Erasmus Plus, che è il programma appunto che si occupa di tutto quello che è la formazione professionale, l'educazione degli adulti e lo sport e i giovani. Sono tutti settori che sono molto interessati da questo tema. All'interno di questo programma europeo, la Commissione europea ha promosso lo sviluppo di strumenti, di pratiche e di modi per mettere in luce le competenze e svilupparle. Se possiamo andare alla prossima slide. Io in tutto questo ce ne sono veramente tantissimi e ce ne sono tantissimi che ogni anno, se andiamo a vedere appunto i progetti finanziati da Erasmus Plus, soprattutto in quelli che sono i partenariati strategici, ma anche in altre linee più grandi, vediamo come ogni anno sono finanziati molti progetti che si occupano di competenze. Io ho deciso di selezionarvene qui tre. Due che ho seguito personalmente e che sono conclusi, e uno che è appunto ancora in corso e che sta sviluppando degli strumenti che potrebbero esservi utili. Progetto Lever Up, che appunto penso che voi abbiate approfondito a sufficienza, volendo possiamo andare ancora più a fondo, però quello che posso dirvi è che ho ricevuto anche delle richieste specifiche sul progetto Lever Up. Il progetto Lever Up nasce nel 2015
o nel 2014 da un'esperienza a Milano. Poi appunto diventa il progetto Lever e si sviluppa appunto in un partenariato che coinvolge il CSV di Sondrio, che poi viene portato a livello nazionale attraverso la partecipazione di CSVNet nel 2017 e appunto con un nuovo progetto che diventa Lever App e sviluppa questo metodo di validazione delle competenze, sviluppato appunto su questa base teorica, che è appunto un triangolo che coinvolge il volontariato, ma l'innovazione qual è? Di coinvolgere il volontariato, di coinvolgere il mondo del profit attraverso la selezione di assessor che vengono da assessor esterni, soggetti terzi, che hanno un background aziendale, profit e comunque il mondo del lavoro, e formazione professionale, che appunto sono gli attori chiave, no? in questo ecosistema. Sviluppa questo percorso che appunto si basa su questi tre attori, si basa su tre figure che sono quella del tutor, no? Che accompagna i volontari e quali probabilmente voi sarete. Adesso vediamo anche un po' come evolverà questo percorso, però la figura del tutor è molto importante perché è la persona che accompagna il volontario o la volontaria nella ricerca, nella definizione di quelle che sono le competenze che vuole andare a validare. È un'opera maieutica quella del tutor. Abbiamo la figura dell'assessor, che invece è quell'ente terzo che convalida, che sta lì, non conosce il candidato o la candidata, non conosce quasi la storia e in base appunto alle evidenze, in base alla narrazione che viene fatta, lui dice, può, in base all'esperienza appunto che ha, può validare appunto quelle che sono le competenze. Tutto questo inserito in un sistema nazionale e europeo, perché appunto il progetto Lever Up aveva diversi partner italiani, tra cui appunto Ancilab, che appunto è l'associazione dei comuni. Ancilab è uno strumento operativo dell'associazione dei comuni di Anci Lombardia, e poi abbiamo c'era la Camera di Confindustria, l'Ecco Sondrio, a rappresentare il profit, e poi avevamo partner dall'Olanda, dalla Spagna, dalla Polonia, e sì, penso fossero tutti. E comunque questo garantiva appunto un controllo sia a livello nazionale che a un livello europeo. Il progetto è durato quasi 2 anni e mezzo, ha portato appunto al test, sono stati più di 100 i volontari che hanno partecipato al percorso di validazione, alcuni anche a Torino, sono stati formati a tutor, assessor e formatori, quindi le persone che poi possono riprodurre questo percorso. A Torino, per esempio, ci sono stati appunto formati dei formatori, questo ci ha permesso anche di continuare a lavorare nel solco di quello che era il progetto Lever Up. Quello che è successo è che alla fine del finanziamento del progetto il sistema Lever Up si è un po' fermato, diciamo che siamo in una fase di come macchina, come organizzazione. Alcuni partner europei sono andati per la propria strada, altri hanno cambiato assetto. CSVNet ha preso il progetto Lever Up e ha utilizzato gli strumenti per elaborarlo su un nuovo programma che sta su cui sta lavorando, che presto presenterà, che però sarà sempre nel solco di quelle che sono appunto le linee guida che abbiamo presentato prima e di quelle che sono le 5 fasi presentate da Lever Up. Questo per dire che se noi ci muoviamo nel quadro appunto di quelle 5 fasi, nel quadro appunto della metodologia e con gli strumenti di Lever Up, andiamo a lavorare in un
con degli standard di qualità e delle procedure che sono coerenti con quelle che sono le linee guida europee e che sicuramente nel prossimo sia nel prossimo decreto legge che nei prossimi diciamo colpi di scena a livello ufficiale non verranno smentite, ma verranno semplicemente riadattate appunto saranno tuttora saranno sempre valide. Il progetto IVOC invece ve lo segnalo perché è un interessante corso che è stato costruito sempre da CS1Net in cooperazione con la piattaforma spagnola del volontariato, una fondazione olandese, l'Università di Galway in Irlanda, su appunto un avviamento al tema delle competenze. Trovate un sacco di materiali utili che in italiano è un corso online, possono appunto essere sempre una buona risorsa. E al momento il corso è stato concluso nel 2019, rimane comunque una risorsa importante che può essere utile. Il progetto UpVal, che sta per Up Validation, è un progetto tuttora in corso che appunto si sta sviluppando in questi mesi, sempre gestito da un'organizzazione olandese. Vedete come torna spesso l'Olanda, perché in Olanda c'è una cultura della validazione molto radicata e molto antica e anche molto efficace, nel senso che lì le persone sanno che cos'è la validazione, utilizzano molto di più come servizio, sia in termini di riconoscimento dell'apprendimento pregresso, sia in termini di validazione per l'acquisizione di qualifiche o appunto titoli di studio. Quindi diciamo in Olanda sono più avanti in questo senso. E nel progetto UpVal c'è anche CEV, il Centro Europeo del Volontariato, che tra l'altro è una partner anche di Level Up. Ed è un progetto che ha come obiettivo quello di supportare le organizzazioni nell'inserimento nelle proprie politiche policy, nelle proprie linee guida, dei servizi, degli strumenti di validazione delle competenze. Prende in esame tre buone pratiche da Francia, Romania e Olanda, appunto, e a partire da queste tre buone pratiche fa un inventario di tutti gli strumenti, ma ce ne sono veramente tantissimi e quindi non è forse neanche il caso di andarle a vedere tutti, però loro fanno questo inventario e poi supportano le organizzazioni nell'inserimento di strumenti e servizi per la validazione delle competenze. Che è un po' quello che stiamo cercando di fare anche noi, noi inteso come volto. Questa era un po' una carrellata, però vorrei sapere se che ho cercato di fare a partire appunto da quelle che sono le politiche nazionali, alcune linee guida europee e tre esempi di risposte che sono state date o che le organizzazioni della società civile europea stanno dando a questo tema. Non so se ci sono domande, so che è stata un po' una corsa attraverso tanti argomenti, ma intanto vorrei sapere se questo vi risuona rispetto a quello che avete appreso in questo percorso. Non so se... Anche voi, Sandro e Clarisse? Certo, Guido. Io penso che sinceramente adesso parlando proprio a livello molto tecnico e anche pratico, io penso che la situazione al momento, e forse molti di voi, per esempio chi lavora nel mondo dell'educazione, della scuola, per esempio il tema della validazione delle competenze tocca anche tanto il tema dell'alternanza scuola-lavoro. Quella che si chiamava alternanza scuola-lavoro, ho scoperto da poco, forse voi lo sapete meglio di me, si chiama, aspettate, perché l'ho visto, l'ho segnato qui, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. E comunque è un tema che appunto tocca tanti settori in cui
C'è molto materiale, ma poco accordo. Ecco, esatto. PCTO, sì. PCTO, percorsi, competenze trasversali e orientamento. Quello che secondo me è importante in questa fase è appunto stabilire degli standard minimi, appunto, che sono senza dubbio quelli evidenziati dalle linee guida europee. E che appunto sono completamente ripresi dal modello Lever Up e anche dal modello su cui sta lavorando CSU.net. A partire da questi standard minimi, elaborare uno strumento che sia appunto efficace a partire da quelli che sono i bisogni. Sono stabiliti. Compiti in realtà per costruire il registro delle competenze. Non so, Guido, se hai il microfono e vuoi parlarcene in maniera... No, nel senso che quello che stavi dicendo, tra l'altro noi ci conosciamo, non so sì, se... Sì, ci siamo incrociati tante volte, non so se ci siamo mai visti di persona, purtroppo, però ci siamo sentiti e scritti. Sì, esatto. Sì, no, che nel PCTO adesso per la valutazione si stabiliscono i compiti di realtà sulle quali poi tu costruisci o registri le competenze per poi fare la valutazione. Nel senso, è proprio una procedura che sono sia competenze trasversali, quindi linguistiche, relazionali, eccetera, e viene fuori praticamente una sorta di tabella, normalmente a quattro valutazioni, quattro livelli, più o meno, insomma, diciamo, che non si può nemmeno assimilare a dei voti, però più o meno a dei livelli di competenza, e poi ci sono le competenze professionali, quindi nei ragazzi che fanno la PCTO ormai c'è praticamente ci dovrebbe essere, insomma, questa tipologia di approccio, ecco. Sì, infatti, e per non parlare appunto di tutto il tema del servizio civile, che anche appunto si inserisce in questo ecosistema. Quindi assolutamente penso che appunto sia importante anche mettersi insieme in gruppi appunto anche multidisciplinari, perché è una cosa che interessa appunto tanti diversi settori. Grazie Guido per questo approfondimento. Nulla. Non so se ci sono altre domande, contributi. Anche Clarissa, Sandro, Manuela, insomma, anche noi. Io ti ringrazio perché è stato molto, molto utile, molto interessante tutto quello che ci hai raccontato. Si inseriva. Dava una degna conclusione di quello che abbiamo visto un po' in questi quattro incontri, ed è vero che è un tema dove c'è molto molto materiale e ancora magari poca strutturazione, e quindi è bene cercare di dare delle linee guida, una cornice a tutto questo, ecco. Beh, sicuramente, tra l'altro, il lavoro che state facendo, che stiamo facendo, è la base, è importantissimo. Cioè, se non c'è una consapevolezza, in primis tra gli operatori, dell'importanza, sia a livello proprio politica, no? Il fatto che sia gli studenti, i volontari, sia un diritto del cittadino quello di veder riconosciuto le proprie competenze. Questo è la base, no? Quindi noi abbiamo e sapere che si può fare, sapere che cosa sono e sapere appunto che in quella enorme insieme di competenze, che sono le competenze professionali, che sono le competenze appunto di vario tipo, le competenze trasversali giocano un ruolo chiave, perché prima si diceva in alcuni lavori è meno importante.
Sì, forse sono meno visibili, però per poter utilizzare una qualsiasi competenza tecnica abbiamo bisogno delle competenze trasversali, perché altrimenti io non saprei usare una qualsiasi competenza tecnica se non ho quel filtro, quella capacità di utilizzarle. Quelle sono le competenze trasversali che ti permettono appunto di apprendere attraverso gli altri, quindi di comunicare, di, insomma, quelle che abbiamo visto. In questo senso, uno dei grandi risultati, secondo me, di Level Up è lo standard delle competenze, quelle 15 competenze che sono referenziate anche rispetto ai diversi repertori. Quindi vediamo, se un'associazione volesse intraprendere per alcuni propri volontari il percorso di certificazione, come deve agire? Sì, hai ragione, Salvatore, abbiamo visto la mail, l'abbiamo condivisa internamente e poi appunto stavamo vedendo, perché nella mail tu chiedevi di Level Up. Al momento il percorso Level Up non è attuabile, perché per delle ragioni proprio strutturali appunto, diciamo che la macchina al momento di Level Up è ferma. CS7Net insieme a tutto il sistema dei centri servizio sta lavorando a una risposta da dare a livello nazionale, che però ha dei tempi, che però appunto porta questa risposta a livello nazionale, prende appunto l'eredità di tante sperimentazioni sul territorio, per esempio a Bologna, in Toscana, a Messina, nel Lazio, tanti CSV hanno messo in piedi dei lavori. Può essere che su Torino, non so, questo poi è una cosa che lascio poi a voi approfondire, si riesca ad arrivare a dare una risposta, e penso che la vostra partecipazione come gruppo di interessati, di formati, di appassionati al tema può essere appunto un punto di forza importante. Sì, cerco di chiarire la domanda. Come avevo scritto, avevo partecipato un po' di anni fa ormai al progetto di Milano, col Politecnico di Milano, quando proprio era all'origine della certificazione delle competenze del volontariato. Allora era il progetto... In seguito, sì, non si chiamava ancora Level Up. Okay. Era in seguito al Trattato di Lisbona e con la scadenza del 2018 per l'Italia, con la legge Fornero che prevedeva il riconoscimento delle competenze informali e non formali, che poi il codice del terzo settore in qualche modo ha inserito per la validazione. E siccome ho fatto di mestiere per qualche anno anche l'orientatore di bilanci di competenze, ho certificato molto, molti anni fa alcune competenze che allora non si chiamavano trasversali, ma erano competenze di conduzione di gruppo, di ascolto attivo, perché ero responsabile del telefono amico di Torino e molte persone hanno inserito quelle competenze nel loro curriculum vitae e poi sono stati a parità di discussione di curriculum assunti proprio per quelle competenze, e stiamo parlando degli anni Ottanta. Adesso pensavo di poter offrire a giovani, attraverso l'associazione di cui sono responsabile, questo percorso di competenze, anche perché io ho sempre creduto che potesse essere utile per i giovani acquisire competenze nel volontariato e poi poterle spendere nel mondo del lavoro. Tutto qua. Ma sicuramente cioè, valida sia l'esperienza, appunto. Adesso non mi ricordo come si chiama quel progetto, però è il progetto a cui probabilmente è partecipato, è il progetto che poi è diventato l'Ever, dove c'era Clementina, probabilmente, che seguiva prima di Lorenza Leite. E io, cioè, nel senso, a livello personale come supporto ci siamo. Adesso capiamo sul territorio se a Torino c'è un qualcosa, però purtroppo al momento siamo proprio tra due passaggi, tra la
cioè LevelUp appunto al momento non è attivo e stiamo aspettando appunto una risposta che porti appunto, metta a sistema tutte le esperienze dei CSV. Non so Clarissa se o Sandro. Eccomi. Sì, noi abbiamo ipotizzato un possibile sviluppo dopo questo percorso che non è ancora la soluzione definitiva, diciamo così, per la validazione delle competenze, però volevamo proporre a voi che avete partecipato a questi incontri e se dimostrate di essere ancora interessati al tema, di prendere parte proprio a un piccolo progettino sperimentale per andare proprio a far emergere le competenze trasversali che possedete. Questo è un progetto sperimentale che appunto è una versione un po' più soft, un po' più light di un percorso di validazione delle competenze, così come lo abbiamo descritto in questi quattro incontri. Però potrebbe essere una prima fase di avvio che permette a voi partecipanti di lavorare attivamente, di prendere parte concretamente a un percorso di immersione delle competenze e a noi anche di iniziare ad avviare un po' la macchina, diciamo così, per poi strutturare dei percorsi di validazione veri e propri a cui possano i volontari prendere parte attivamente. Noi pensavamo appunto di proporre questo progetto sperimentale che è rivolto a voi che avete preso parte agli incontri. In particolare pensavamo di proporlo per 10 partecipanti degli incontri accompagnati da 10 volontari fragili delle rispettive associazioni. Sappiamo che purtroppo il numero è ancora un po' limitato, non è un numero molto sostanzioso, però questo potrebbe essere appunto, come dicevo, un primo inizio che mette in gioco voi e allo stesso tempo anche noi come centro servizi. Noi manderemo una mail a questi 10 partecipanti che sono il volontario, vedo che Massimiliano ha scritto, il volontario fragile ce l'abbiamo, dobbiamo decidere chi fa la certificazione. Non ho capito bene in che senso. Se puoi scrivere o prendere la parola, non farti problemi. Noi pensavamo di abbinare uno di voi partecipanti ad un volontario fragile della vostra associazione, in un percorso, diciamo, di coppia. Ok. Scusa, per validare le nostre competenze? Sì, dei partecipanti più un volontario. Ok. Per chi è interessato, ovviamente, non per andare a validare, sì, le vostre competenze. In questo caso non parleremo ancora di validazione vera e propria, ma di emersione, quindi andremo a lavorare più su quella parte di consapevolezza, come abbiamo detto negli incontri. Ok, vedo tantissime domande in chat, scusate, non le leggo. Ecco, visto che abbiamo deciso di far partecipare 10 persone, una per associazione ovviamente, abbiamo stabilito dei criteri per orientare le nostre scelte e in particolare abbiamo scelto di scegliere i 10 partecipanti che hanno preso parte a tutti e quattro gli incontri sulla validazione delle competenze, un partecipante per associazione nel caso ci fossero più partecipanti della stessa associazione e se anche così si superasse il limite di 10 partecipanti andare a vedere chi aveva preso parte anche alla prima parte degli incontri del progetto Agevoli, perché comunque questo progettino sperimentale si colloca all'interno della cornice più ampia del progetto Agevoli. Vedo che avete scritto in chat il partecipante, io Valentina... partecipante o io Valentina che abbiamo partecipato, non può essere un altro volontario dell'associazione, volendo bisogna valutare, dobbiamo un attimo capire, noi pensavamo di mandarvi una mail così che voi possiate confermare il vostro interesse, così da vedere se effettivamente ci sono 10 persone, se
non volete partecipare voi stessi, ma far partecipare una persona al vostro posto, questo non lo so, solo per il semplice fatto che con voi abbiamo già fatto tutto un percorso di formazione, possiamo dire così. E invece per quanto riguarda le fragilità che ho visto Salvatore e anche Paola, che dovete trovare il volontario fragile, volevo solo ricordare le categorie, tra virgolette, a cui si fa riferimento, che sono quelle di cui avevamo parlato nel primo ciclo di incontri di Agevoli, quindi giovani in IT che non hanno lavoro, non lo cercano, non sono in un percorso di studi, persone senza dimora, disoccupati di lungo corso, persone con disabilità, insomma una persona che si ricollochi in quelle categorie affrontate a ottobre e novembre. Esatto. Grazie Paola, ecco, io non l'ho detto all'inizio, ma con me in questo percorso ci saranno Paola e Emanuela che saranno coinvolte a pieno titolo, quindi ne approfitto per presentarle, ma le avete già conosciute. Noi appunto speriamo che questo possa essere un modo per sperimentarci, sia voi che noi, e anche per, facendo partecipare i volontari fragili della vostra associazione, anche un modo per dare una continuità col progetto Agevoli, che comunque parte e la cornice appunto di questi incontri. Infatti i partecipanti e i volontari potranno poi raccontare la propria esperienza, che verrà inserita all'interno dei dossier che si preparano alla fine degli incontri di formazione, così che questa possa essere anche poi un esempio per i futuri volontari che intendono intraprendere un percorso. Se ci sono domande. Io se volevo ricollegarmi al discorso che faceva Nicolò e anche Clarissa. Il problema della certificazione e dalle domande anche che vivono fuori, no? Cioè, il problema grosso è che purtroppo, in Piemonte chi certifica il certificatore è un corso della Regione Piemonte, no? Che io ho fatto, tra l'altro, ed è l'unico, come dire, l'unica struttura che in questo momento. Allora lì io mi sono sempre posto il problema, adesso proprio anche in questo corso che abbiamo fatto, se non era pensabile che con la nuova legge sul terzo settore l'assessorato al lavoro della Regione Piemonte non istituisse un percorso di certificatori di competenze nell'ambito del terzo settore, perché questo sarebbe veramente un dare sostanzialmente al terzo settore la possibilità di avere, no, delle strutture, delle associazioni, persone che sono in grado poi di certificare le competenze e quindi di essere anche ragionevolmente credibili rispetto al mercato del lavoro. Questo potrebbe essere. La seconda cosa che mi è venuta in mente, parlando anche prima sentendo voi, era questa cosa dei PFI. Cioè, voi immaginate che la maggior parte delle scuole ha bisogno, ma veramente ha un bisogno pazzesco di corsi di aggiornamento per la compilazione del PFI. Perché? Perché la nuova normativa sui corsi sulla formazione professionale nella scuola pubblica prevede il PFI, no? Il piano di formazione individualizzato, nel quale ci sono praticamente da costruire praticamente i compiti di realtà per le 12, per 12 competenze, no? Spalmate negli anni. Ecco, voi immaginate qual è la necessità che esiste ad oggi, anche nella scuola, di persone competenti rispetto alle competenze. Ovviamente a vari livelli, no? Quindi questo tema qui che state trattando è un tema assolutamente, come dire, importante, perché l'altro giorno mi ha telefonato una scuola anche di Torino, insomma, importante,
loro devono fare i PFI e sono praticamente fermi, perché poi io, cioè, costruire un sistema di competenze individualizzate, che non vuol dire personalizzato, sono due termini un po' diversi, ma che comunque servono per quelle, per quella tipologia di studente e quindi anche per quel tipo di fragilità di, dello studente o di potenzialità, non è una cosa molto semplice. Volevo solo dire queste due cose. No, no, è sicuramente vero, ma come dicevamo prima, forse un po' con Nicolò, il fatto che ci sia tanto materiale, ancora poca strutturazione di tutto questo materiale, di tutte queste conoscenze, fa sì che ci si debba un attimo, si debba ingranare, si debba iniziare, è giusto farlo, però non è così semplice. Per questo anche noi proponiamo questo percorso, che sappiamo non essere ancora la soluzione definitiva, ma un primo avvio che può poi essere portato come esempio di un possibile percorso. Quindi sicuramente non abbiamo ancora risposte definitive, e anche per quanto riguarda il tema più politico, oserei dire, riguardo a chi può certificare, chi non può certificare, su questo io non voglio dare delle informazioni se poi non ho la sicurezza che siano corrette, quindi sicuramente ci sono tante informazioni da prendere in considerazione, ecco. Poi c'è anche, secondo me, il tema che c'è tanta richiesta, e però è anche un impegno grosso quello di mettere in piedi un sistema del genere, e non c'è una corrispettiva dotazione di risorse. Sostanzialmente anche tutta questa, cioè, mucchio di progetti europei, perché ogni volta è molto più facile inventarsi un sistema nuovo e farsi finanziare una sperimentazione che portare avanti qualcosa che invece funziona, perché quando si passa dal progetto al servizio non ci sono più le risorse, quindi questo è anche un tema appunto importante, per cui al di là, secondo me è molto valido quello che stiamo costruendo a Torino come esperienza, anche voi come partecipanti, ma tanto anche come contribuenti, no? Appunto sia per le esperienze pregresse, sia per appunto quello che è il vostro settore di competenza, sia come ETS ma anche come professionisti in altri settori, appunto come avete dimostrato appena adesso con questi interventi. Bisogna trovare il modo giusto per riuscire a dare un servizio che sia il più possibile esteso, e, appunto, perché il bisogno c'è, questo è chiaro, e lo dicono le scuole, lo dicono le aziende, e lo dicono i volontari che iniziano a capire che forse possono avere diritto a questa cosa, e le associazioni. Quindi. Io so che, per esempio, CSVNet si sta muovendo nella direzione di cercare di andare verso il corso regionale, quindi sta cercando di costruire un corso, cioè di offrire agli operatori di CSV un corso riconosciuto dal Lazio per appunto come certificatore. Però anche lì io mi chiedo se sia la scelta, cioè se appunto a livello del volontariato abbiamo bisogno di arrivare fino alla certificazione o basta un'attestazione, una validazione fatta appunto da qualcuno di autorevole, che permetta intanto di presentare competenze, intanto di avere quel livello di awareness e di consapevolezza del proprio valore, che poi permette già appunto di sbloccarsi o comunque di presentare. Questo è Se ci sono altre domande, qualsiasi altro, anche solo pensiero, riflessione che vogliamo condividere. È tutto molto utile. Ma sicuramente le competenze nel mondo professionali, come ricito da Fornero, e come conseguenza di quello, per esempio, la regione Emilia-Romagna è riuscita a certificare le competenze in alcuni ambiti costruendo
degli albi professionali, per esempio nel campo della sanità, degli OSS, soprattutto per esempio delle badanti, no? Che erano un gruppo di persone essenzialmente straniere con titoli non riconosciuti in Italia. Quindi attraverso una legge regionale e l'acquisizione dell'articolo 4 della Fornero erano riusciti a regolarizzare le competenze di queste persone, quindi di costruire gli albi professionali e inserire queste persone all'interno degli albi. E per quello che riguarda invece le associazioni di volontariato mi sembra più difficile, quindi bisognerebbe capire poi quali sono le richieste e chi fa queste richieste per avere questa certificazione, quindi a livello proprio di sistema, no? Quindi perché se ci sono le risorse, perché il sistema lo chiede. Può essere interessante quello che ci diceva di inserire questo tema all'interno del terzo settore, però anche lì vedo un po' di complicazioni rispetto al fatto di mettere insieme impresa sociale e volontariato. Potrebbe essere una risorsa proprio quello di costruire competenze trasversali al di là delle appartenenze. Però bisogna lavorarci politicamente, ma anche strutturalmente. Poi tutto dipende sempre dai decreti delegati che stiamo aspettando da anni. Quindi, insomma. Prendere io la parola un attimo, se sì. Posso. Certo. Per spezzare un attimo una lancia a favore delle cose fatte a prescindere dall'ufficialità, in quanto prima parlavamo di curriculum, di competenze nel volontariato e io ho risposto sì, ma io ho 28 anni, io sono inserito in un percorso di inserimento lavorativo come NEET. Essenzialmente vivo la situazione del volontario che deve vedere le proprie competenze certificate. Come mi sto muovendo, come mi sono mosso finora, essenzialmente senza l'ufficialità. Non è poi così fondamentale che ci sia un foglio scritto su cui qualcuno ha appoggiato il timbro per definire quelle che sono le mie competenze. Nel mio curriculum, nel mio portfolio, perché io mi occupo di progetti nel digitale, mi occupo di grafica, mi occupo di design, eccetera, ci sono svariati riferimenti al mondo non profit, a quelle che sono le competenze che ho sviluppato muovendomi nel non profit, anche proprio a partire da corsi che ho fatto con il Centro Servizi per il Volontariato, ad esempio quello su Google AD Grants, tutta una serie di competenze che io certifico in maniera non ufficiale, perché nessuno ci ha messo una firma sopra sul fatto che io sia bravo a gestire una campagna di grants per l'Arca di Piera e abbia triplicato nel giro di pochi mesi le visite sul sito web, ma che di fatto io presento lo stesso. Quindi parliamo di emersione delle competenze, ottimo, facciamo emergere queste competenze come io ho già fatto su me stesso, e poi quando effettivamente ci sarà una struttura più chiara, perché da quello che mi pare di capire in questo momento mancano un po' di passi, di step per riuscire a certificare tutto correttamente, per completare questo percorso da un punto di vista legislativo, quando ci saranno quando la politica si muoverà per attivare queste cose, ok, andremo a certificare in maniera più ufficiale. Nel frattempo però l'emersione si può fare e il progetto sperimentale è assolutamente un ottimo modo per cominciare a farlo, cominciare a dimostrare con i fatti quello che si può fare. Grazie Paolo. Grazie a voi. Era, diciamo, proprio l'obiettivo con cui abbiamo anche pensato questo primo progetto, cioè il fatto di, come ha parlato Clarissa in tutti gli incontri, iniziare a prendere consapevolezza di quelle che sono
le competenze che si sono sviluppate negli anni e che si stanno sviluppando con il volontariato. Ed è proprio quello che fa poi il sapere di essere capaci di fare qualcosa e saperlo dimostrare. Poi anche per le certificazioni linguistiche, alla fine non conta se hai il first, conta se sai effettivamente l'inglese, perché è solo un foglio di carta, detto proprio. Esatto, esatto. Durante un colloquio viene richiesto di parlare in inglese, quando l'inglese è fondamentale. La certificazione, non dico che risulti inutile, però di fronte alla dimostrazione chiara, concreta, che si ha una competenza linguistica, passa in secondo piano. Esatto. Era un po' quello che dicevamo prima, delle due facce della stessa medaglia. Da un lato, ok, c'è la validazione, però da un lato c'è la consapevolezza. Se io sono consapevole, quella consapevolezza fa sì che io mi crei opportunità, che spenda la mia competenza, e a volte è sufficiente quella. La validazione è quasi l'in più, ma la base è la consapevolezza di saper fare. E come aveva detto anche Manuela nel suo intervento, proprio sul focus anche sulle persone fragili, lo sviluppo della fiducia in se stessi, dell'autostima, di... Grazie Paolo per il commento. C'è qualche intervento? Stavo leggendo che Salvatore aveva scritto in chat che il problema è della selezione prima del colloquio, poi dimostri, ma puntini. Voglio dire, è vero che poi effettivamente non serve la certificazione, perché la lingua la dimostri, e non solo la lingua, no? La dimostri all'interno del colloquio, però nel momento in cui c'è molta domanda e poca offerta, è ovvio che i selezionatori lavorano sulle certificazioni come primo step prima di arrivare al colloquio. Al colloquio ci arriverai dopo, e quindi è necessario comunque che in parte ci siano delle certificazioni di competenze. Questo è per via del gioco domanda-offerta. Questo sì, però forse se nel, appunto, uno fa un percorso di presa di consapevolezza nel curriculum, inserisce lingua inglese perché per volontariato faccio cooperazione internazionale, forse stimola appunto saper cosa mettere nel curriculum al di là della certificazione, anche questo percorso punta un po' a quello. Sì, sì, ma è quello che si dice sempre ai giovani, che non hanno consapevolezza di tutte le cose che fanno, no? Cioè un ragazzo che pratica sport di squadra e quindi comunque lavora in gruppo, no? Per esempio basket, eccetera, e non mette quella competenza trasversale nel curriculum, è una mancata consapevolezza. E quindi bisognerebbe ricordare che anche gli hobby possono dare origine a competenze trasversali, no? Il problema è riconoscere le competenze trasversali all'interno di cose di cui molto spesso non si pensa, no? Quindi la creatività dell'origami, no? Faccio degli esempi un po' a caso, no? Ecco, quelle cose però bisogna farle venire fuori dai percorsi di consapevolezza, di bilancio delle competenze dei giovani. Ti aggiungo, anche perché se si ragionasse così toglieremo qualsiasi titolo di studio, nel senso che la certificazione in quanto tale, è vero che non serve, cioè, è un pezzo di carta, ma come determina degli standard. Allora, il problema qual è? Il problema è chiaro che uno può scrivere che sa l'inglese, sa francese, sa relazionarsi, sa qui, sa là, però le aziende poi in realtà si basano molto su questo primo step selettivo, che è lo standard, cioè che è il livello standard, perché se no togliamo il diploma, la laurea, cioè non, basterebbe che ognuno si presentasse sul mercato per quello che è e quello che sa. Quindi, come dire, da una parte sono d'accordo con l'intervento che ha fatto quel ragazzo di cui non conosco, l'ho perso il nome, quindi è importante mettersi in gioco per quello che uno sa e dimostrarlo. Questo però non toglie che se uno sa bene le cose, gli costa poca fatica avere delle certificazioni, perché questo lo porterebbe ad un livello standard riconosciuto, e quindi è universalmente riconosciuto. Per cui questo è importante, perché la riconoscibilità
È importante perché poi è un altro modo per entrare nel mercato del lavoro. Cioè, una cosa non esclude l'altra, anzi, se uno è bravo a fare una cosa è bene che se la certifichi fin tanto che può. Esatto. Diciamo che per le competenze tecniche e scientifiche è molto più facile avere certificazioni rispetto alle competenze trasversali, perché appunto, come ha evidenziato la ricerca di Clarissa, si sta iniziando a studiare solo adesso come... Ah beh, su questo, no, ma dato che parlare di competenze linguistiche, se uno sa bene l'inglese, anche farsi un first o un advance vuol dire che poi una volta che vai in azienda, insomma, non so come dire, non è una cosa così brutta. No, ma ovviamente... Cioè... Con quello che abbiamo detto io e Paola non volevamo sminuire il fatto di avere una certificazione, anzi, cioè, lungi da noi, no, assolutamente, però era per dire che comunque abbiamo insistito tanto in questi incontri sulla presa di consapevolezza proprio perché pensiamo sia una cosa che sta alla base, che poi deve essere confermata con una certificazione, con una validazione, questo sicuramente, però si può partire da quello, ecco. Avevo visto anche un altro commento che diceva in alcune grandi aziende i curriculum vengono selezionati da un lettore ottico. Beh, adesso non focalizziamoci solo sull'ambiente lavorativo, io non so se sia così o meno, non lo so, però prendiamo questo accrescimento, questa consapevolezza a livello anche personale, poi il lavoro è uno dei campi, degli ambiti in cui noi possiamo spendere le nostre competenze, è uno dei settori che anche più interessa ai giovani, però non è l'unico, ecco. Abbiamo visto che le competenze possono essere spese in tanti contesti, il lavoro era un esempio. E poi tra l'altro volevo dire a Laura che praticamente il lettore ottico attribuisce dei punteggi ai campi, quindi in realtà se dovessi inserire nel tuo curriculum un ulteriore campo inerente alle competenze trasversali, acquisiresti un punteggio in più, anche se comunque non legge una persona umana ma un computer, ti dà un più che effettivamente non è personale, non è umano, però hai pur sempre un punteggio in più. Guardate, posso provare a riportare un attimo la discussione all'interno del perimetro, sì. Sia del progetto che delle competenze proprie del centro di servizi. E poi dico magari una battuta, o poco più di una battuta, prima qualcuno c'è riferimento alla Regione Piemonte, inteso come ente amministrativo. Allora, io ritengo che sia importantissimo che questo progetto, che è il primo, diciamo, che in modo strutturato, per quanto riguarda noi, ovviamente centro servizi, poi prima Nicolò ci ha spiegato, no, che altri centri servizi hanno fatto, perché probabilmente agiscono anche in contesti, diciamo, territoriali e sociali più diversi dal nostro, e hanno fatto delle altre cose, già delle sperimentazioni, però sarebbe la prima volta che in Piemonte si fa un percorso abbastanza strutturato rispetto a un numero, come dire, anche non piccolissimo, di persone, di accompagnamento di persone alla immersione e, lo dico, se lo scrivessi lo credo con un carattere più piccolo, di validazione delle competenze maturate in ambito di volontariato. È molto importante perché sia per noi come centro servizi, noi potremmo dire, boh, abbiamo fatto una sperimentazione, ha dato questi risultati, può diventare un servizio strutturato del centro. Perché, come diceva prima Nicolò, questa è una delle prerogative che la riforma del terzo settore pone in capo ai centri di servizio per il volontariato. Poi c'è molto importante che noi portiamo alla fine di questo progetto di Agevoli un risultato rispetto a questa sperimentazione da poter spendere anche in futuro. Ed è non solo spendibile al nostro interno, nel giro di volto piuttosto che di servizio, ma a livello
appunto, prima lo dicevi, quello politico, nel senso che se i centri di servizio volontariato o il volontariato nel suo insieme si approccia a questo argomento in modo pesante, in modo strutturato, difendibile, cioè non è una cosa che si fa, sì, è una cosa, come dire, assolutamente comprovabile, ecco, con evidenza anche in questo caso, no? Quindi, beh, questa cosa ha delle basi molto solide e spendibile anche rispetto alle evoluzioni regionali e nazionali sui temi di evoluzione delle competenze. Sulla Regione Piemonte, voi sapete che storicamente la nostra regione sono due assessorati. Noi, come volontario del servizio, c'è riferimento al assessorato politiche sociali, eccetera. L'assessorato al lavoro, che si chiama Lavoro, Istruzioni e Università, si occupa della valorizzazione di competenze ed è molto geloso su queste cose, nel senso che benché abbia fatto e prodotto manuali che fa riferimento alle competenze informali e non formali, dettando le linee guide, però è molto geloso e molto, diciamo, molto attento, dando un'accezione positiva a questo atteggiamento, a, come dire, fare in modo che tutto stia all'interno una cornice molto molto definita in cui nel volontariato, nei soggetti del terzo settore che non siano certificati, l'ENAIP, tanto per dirne una, per non fare nomi e cognomi, o le agenzie che sono certificate della Regione Piemonte, possano validare delle competenze. Perciò il fatto che pensare che anche in forza della riforma del terzo settore, la Regione Piemonte o altre regioni, ma in altre regioni è più possibile, la Regione Piemonte in questo, non per questa amministrazione attuale, ma per la storia della Regione Piemonte, come è strutturata, che possa accogliere i centri di servizio o altri soggetti non certificati nella valutazione delle competenze, la ritengo molto, molto, molto difficile e non così, comunque, così vicino, così prossima a diventare tale. Perciò io direi, di prestare molta attenzione, che noi stiamo parlando di volontariato come soggetto abilitante alle competenze. Competenze che a loro volta possono far parte di un curriculum della persona, del portfolio di competenze maturate in vari ambiti lavorativi, cioè, e di studio, eccetera. Però di questo stiamo parlando. E l'intenzione nostra è portare a fine aprile, quando finirà il progetto, questo risultato. Cioè abbiamo fatto un tentativo di validazione di competenze e abbiamo portato a casa questo. Perché così io ritengo che sia spendibile e difendibile in qualche modo. E anche, come dire, implementabile in futuro. Se noi facciamo un ragionamento molto più ampio, molto più sfumato, rischiamo di portare a casa poco. Perciò, se posso permettermi, vi invito, per chi è intenzionato, per chi vuole farlo, di partecipare a questo percorso, che non è, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, non è una cosa semplice, non è una passeggiata, perciò richiede impegno da parte tanto dell'operatore, cioè tanto dell'operatore o dell'operatrice, in questo caso di volto, che vi segue, ma tanto dei candidati, fragili o meno fragili che siano. Cioè, sotto questo è da mettere in conto. Solo quello volevo dire, grazie. C'è Paolo Feo che ci chiede quanto intendiamo partire. Beh, io direi il prima possibile. Adesso volevamo appunto fare questo. Quanti? Cosa? Definire appunto il numero dei partecipanti, definire se saranno accompagnati da uno dei volontari fragili della loro associazione oppure no. Una volta definite appunto le adesioni, chiamiamole in questo modo, si inizierebbe, quindi nelle prossime settimane sicuramente. E ho visto che Andrea ha alzato la mano. Sì, una delle cose era effettivamente lato nostro, ma a quanto ho capito, però ne ho parlato, diciamo, poco con i nostri responsabili, il desiderata era entrare e
avere, diciamo, questa capacità di certificato nostro per accogliere persone volontari, diciamo, fragili, per accompagnarli e andare avanti così. Questa parte qua probabilmente non è ancora, diciamo, iniziata, comunque dobbiamo ancora parlarne. Potrebbe essere utile, diciamo, iniziare ad approfondire la parte di accompagnamento. L'unica cosa è, non so come avete in mente di iniziare questo progetto qui. Capire se effettivamente era incentrato sulle categorie fragili da accompagnare, quindi iniziare principalmente puntando su di loro, oppure se partire con un punto della questione più incentrato sui volontari e poi andare tramite loro ad aggiungere, a raggiungere le categorie fragili. Diciamo che va un po' di pari passo per il momento, essendo proprio all'interno di Agevoli, quindi un partecipante, cioè un volontario che ha partecipato al corso, più un volontario fragile dell'associazione, quindi diciamo procedono a coppie. E i volontari fragili, come dicevamo, poi sono anche giovani che al momento hanno finito il percorso di studi e non hanno trovato un lavoro. Diciamo che, come abbiamo detto durante gli incontri di ottobre e novembre, i NEET sono anche una categoria difficile da stanare, anzi l'aver iniziato un'esperienza di volontariato li ha già fatti fare quel passaggio in più, li ha già rimessi un pochino in una rete di inclusione, per cui diciamo volontari fragili che magari stanno già iniziando a contrastare lo stato di fragilità con cui l'abbiamo categorizzati all'inizio. Ok, sì, la mia domanda era legata principalmente al non aver seguito quelle iniziali. Sì, sì. Grazie mille. C'è un'altra domanda di Paola, che vedo che ha alzato la mano. Scusate, no, in realtà la domanda sulle tempistiche era solo relativa al fatto che, ad esempio, noi in questo momento come associazione stiamo facendo molte poche attività per via ovviamente del contenimento, certo, del contagio. Quindi era più che altro per questo che chiedevo, perché immagino che iniziare un percorso di questo tipo bisogna poi anche pensare a quali sono le attività sulle quali lavoreranno. In questo caso il volontario, insomma, che viene accompagnato. E avevo solo questo problema di tempistiche, perché non so le altre associazioni, però noi abbiamo ridotto tantissimo le attività, ma proprio tanto, cioè le abbiamo ridotte veramente all'osso. Si può anche pensare delle attività passate, quindi fare un lavoro a ritroso, cioè il volontario magari non negli ultimi mesi, ma prima era impegnato in delle attività, e quindi andare a riflettere su quelle attività che aveva svolto magari nei mesi passati. Sì, una cosa che ci siamo dimenticate di dire è che appunto l'attività di volontario, sia voi sia i volontari che porterete all'interno di questo percorso di immersione, comunque devono avere un'esperienza di volontariato un po' di qualche mese, insomma, non che sia una cosa di qualche, certo, settimana. Quindi va benissimo anche pensare ad attività precedenti a questo periodo. E che risaliamo quasi a un anno fa. Quindi non è proprio un periodo breve, ecco. Sì, sì, sì. Purtroppo questo effettivamente non aiuta, perché alcune attività, alcune associazioni immagino che abbiano dovuto effettivamente fermare la maggior parte delle attività, però si può fare un percorso anche a ritroso in alcuni casi, ecco, non, è più complicato forse, perché essere impegnati attivamente nel presente o comunque in un passato recente, diciamo, è sicuramente più facile per andare a riflettere, a stimolare una riflessione, però non è un percorso che
diciamo, si deve completamente escludere anche se si va a lavorare su un tempo un po' più datato. Poi, se posso aggiungere una considerazione, cioè, se è un servizio che si vuole dare ai propri volontari, no? Quindi se la persona è eleggibile in questo senso, e quindi si sceglie, avrà fatto qualcosa nell'ultimo anno, anche se non è magari stato proprio il servizio di volontariato in quel senso, però comunque avrà agito delle competenze nella vita, nel contesto prettamente informale, quindi avrà dovuto rispondere a dei problemi, avrà dovuto riconvertirsi, quindi magari anche nell'ultimo anno di pandemia, diciamo che ci sono delle competenze, dei focolai di competenze inattesi. C'è anche Valentina che vedo che aveva la mano alzata. Grazie Clarissa, grazie mille. Io volevo chiedere solo una cosa per rispetto al tipo di lavoro che potremmo andare a fare con il nostro volontario fragile, nel senso che io invece ho già seguito anche la parte che era iniziata a novembre, quindi ho in mente alcuni volontari, tra cui alcuni volontari fragili che potrei, cioè, tra cui individuarne uno, insomma, per fare questo lavoro, ma dato che i volontari a cui sto pensando sono disabili, ecco, quello che vi chiedevo era solo per avere un'idea, per poter pensare meglio, è previsto un tempo di lavoro poi con il volontario online tipo questo? Perché faccio un po' fatica a pensare che riescano a resistere online in una fascia preserale così lunga, ecco. No, non ci sarà una formazione così lunga, così intensa, così ricca. Ci saranno dei momenti, ma molto molto ridotti. Perché noi stiamo facendo l'attività, ovviamente anche noi abbiamo dovuto modificare la nostra attività in questo anno e facciamo attività online, però è sempre misurata, quindi un po' più breve, un po' non tanto stancante, in orari un po' più comodi, insomma, certo. Dopo il pisolino, ecco, delle cose. Sì. Grazie mille. Gli orari non saranno, cioè non ci sarà questo un momento così lungo, ecco. Quindi cioè che poi per noi va bene, però magari, come diciamo, insieme al volontario lo vedrei un po' faticoso, ecco. Un certo. Grazie mille. Grazie di tutti gli interventi, grazie Paola, grazie Valentina per le domande. Io direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Adesso nei prossimi giorni vi manderemo appunto questa mail a voi partecipanti, chiedendovi appunto di confermare se volete prendere parte a questo progetto oppure no, se riuscite a individuare una persona fragile che vi accompagni nel percorso oppure no. Quindi vi manderemo una serie vi manderemo e vi chiederemo una serie di informazioni nei giorni a venire. E se c'è qualche altra domanda, se no io concluderei. Ultima slide. Vi ringraziamo per essere stati con noi in questi incontri. Vi ringrazio perché... Io ne approfitto per farvi i complimenti, perché sia a voi, appunto, Paola, Clarissa, Manuela, e Sandro, che avete un po'... che avete creato questo percorso, e sia i partecipanti per l'entusiasmo, la competenza, e appunto non è una fine, anzi, complimenti. Grazie. Va benissimo, vi ringrazio. Aspettatevi nostre notizie, a brevissimo, e ci vedremo... Non so su questi schermi, su altri, ma per altre attività. Grazie a tutti e a tutti per l'attenzione e alla prossima. Grazie mille. Ciao, grazie.